Diciamo che la cosa che veramente mi lascia far arrabbiare, proprio la delusione, diciamo, della giornata, è che una squadra non può entrare in campo come siamo entrati in campo noi. Se qualcuno pensa che si possa vincere senza correre, senza dare tutto, evidentemente di quello sport ha capito poco. Una squadra che per svegliarsi deve prendere 3 gol, vuol dire che comunque io non credo che ci sia tanto carattere nello svegliarsi dopo aver preso 3 gol, vuol dire che ce n'era poco, che ce n'è poco dentro, che questo carattere va messo sullo 0-0 e non su 3-0. Questo mi lascia veramente il rammarico più grosso della giornata, al di là della partita, che alla fine nel secondo tempo potevamo anche, probabilmente meritavamo anche di vincerlo, di pareggiarla, forse anche di vincerla, ma ripeto, questo veramente non deve più succedere che la Correggese entri in campo così, perché è una cosa che non L'anno esiste. scorso mi è capitato a me, quando eravamo in eccellenza, che abbiamo fatto 29 risultati utili di fila, no? Con i playoff che poi li abbiamo vinti. C'era una squadra, è arrivata ultima, retrocessa, noi abbiamo fatto 0 punti. Per cui cosa posso augurargli alla Correggese? Che magari fa 0 punti con noi, poi magari l'anno prossimo si ritrova in un'altra categoria, no? Ecco, questo posso augurarlo anche perché lo meritano, perché credo comunque sia, devo dire la verità, io in 2 anni non ho mai visto una squadra giocare un bel calcio come la Correggese, ho visto solo la Correggese e il Fertiglia l'anno scorso nella finale playoff. Un po' la partita un po' difficile per noi dal primo tempo. Corriamo poco, l'altra corre troppo, sbagliamo troppo. L'altra ha approfittato di quella cosa che noi non fare. Mi si è sempre detto che per vincere una partita devi correre troppo. Deve correre più dell'altra squadra. Secondo quando entriamo allo spogliatoio, parla il mister, parla tutti, mi dico noi dobbiamo svegliare, per svegliare deve correre. E questo è lo spirito che entriamo dal secondo tempo, facciamo meglio di prima. Stoppato il pallone, già ero sbilanciato all'indietro, poi il difensore mi tiene anche, avevo Lollo alla mia destra, 2 metri pronto a battere a rete, cioè sarebbe stato anche poco furbo da parte mia buttarmi per niente, c'avevo Lollo lì che poteva battere a rete, poi se facciamo gol o no non si sa, però si può sapere, però. E l'arbitro ha lasciato correre. Voglio dire, se vedi che non è assolutamente rigore, puoi anche darmi il cartellino giallo, ma non l'ha fatto. Non sapeva neanche lui cosa fare, cosa fischiare, evidentemente. Penso che nello spogliatoio i ragazzi si siano guardati negli occhi e abbiano detto che il primo tempo è stato buttato via. Secondo tempo siamo entrati in campo con la testa giusta, pressavamo in avanti e quelli là ci hanno capito poco e niente. Il problema è che nel primo tempo avevamo subito 2 reti. Quindi dopo anche per noi era difficile dover recuperare 2 gol. Dopo i primi 5 minuti, siamo riusciti a prendere il terzo, secondo minuto, su una nostra disattenzione. Secondo me oggi ci siamo tirati la zappa sui piedi da soli.